Ragazze, allora oggi video haul, vi faccio vedere un po' di acquistini che ho fatto in questo periodo. Non riguarda soltanto il make-up, ma anche accessori. Infatti, non so se alle mie spalle avete notato la nuova cassettiera. Questa qui fa parte delle cassettiere moppe dell'IKEA e ve la faccio vedere bene. Aspettate che vi prendo. Eccola qui, questa qui è da 6 cassetti e costa 14,95 euro. C'è anche una più piccolina da 4 cassetti che costa intorno ai 9,90 euro. E poi ce n'era una ancora più grande, costava tipo sui 18 e passa euro, non mi ricordo. Io, come una cretina, ho preso questa qui pensando che la roba c'entrava, invece non ci va. Poi vabbè, l'ho decorata con i brillantini. Questi qua ce li ho messi io, sono brillantini rosa sui bordi. Poi quando farò l'aggiornamento della collezione make up, vi farò vedere, anche l'interno. Sicuramente dovrò tornare per prendere quella lì da più piccolina da metterla sopra qui e, perché sono comode. Io, i cassetti sono abbastanza profondi, tipo così, è bella resistente e costa pochissimo. Poi sinceramente non so dove andarlo a cercare. Io ho visto il video di Ornitorella, grazie sempre ad Ornella, che saluto, e che aveva comprato insomma questa cassettiera qui, l'aveva preso la più piccolina e sono corsa all'IKEA ad andarla ad acquistare. Adesso vi rimetto a posto. Scusate se vi sto facendo girare un po' la testa. Poi, sempre dai cinesi, ho comprato questi aggeggini qui. Uno più piccolino dove tengo tutti i pennelli da occhi, alcuni pennelli da occhi. Più vabbè, questa Simil Beauty Blender che poi vi parlerò, mi è stata inviata con un set di pennellini, la sto provando e poi ve la recensirò. E poi quest'altro aggeggio qui dove tengo tutti i pennelli da viso. Uno costava 2 euro e l'altro 1,50 euro. Io però, secondo me, la cinese si è sbagliata perché ho acquistato anche queste scie finte qui che costavano 1 euro. Vedete, sono abbastanza drammatiche, però sono carine. E io ho pagato in tutto 3,80 euro. Non so se magari quei due articoli lì erano in sconto, perché solitamente i cinesi sono sempre precisi, anche il centesimo ti chiedono, e quindi non se ne accorgono, cioè non sono io insomma che avrò sbagliato, però mi ha fatto pagare in tutto 3,80 euro. E niente, io poi sono tornata a casa, ho visto sotto che aveva questo prezzo, ho detto bah, saranno in saldo, se no vabbè, la prossima volta se li vado ad acquistare glielo farò notare questa cosa. Ho preso queste due cifre finte qui, perché le altre che avevo comprato le avevo utilizzate, non mi sono piaciute quelle lì, le ho buttate, devo dire la verità, perché erano abbastanza pesanti. Queste qui invece le vedo diverse e le ho volute provare solo per 1 euro, insomma. Che cosa possiamo pretendere? Poi, sempre dai cinesi, ho acquistato questo pennellino qui con questa confezione azzurra molto carina e tipo brillantini, però in realtà sono inserti, quindi non sono quei brillantini che cadono, sono proprio degli inserti sbrilluccicosi ed è fatto in questo modo. Come potete vedere, è in setole sintetiche, è morbidissimo. Io già l'ho utilizzato e mi ci trovo abbastanza bene. L'ho pagato tipo intorno ai 2 euro, proprio una sciocchezza. Ed è molto, molto carino, molto grazioso. Si chiude in questo modo, vi faccio vedere. Si mette il tappo così e si preme da sotto. È molto molto carino, infatti fatemi sapere se vi piace perché lo vorrei inserire nel prossimo giveaway, se vi fa piacere o se già ce l'avete, insomma non lo so, me lo scrivete nei commenti, mi raccomando, perché ero indecisa se prendervelo o meno. Non so se vi possono far piacere questi pennellini qua, io li trovo molto utili, pure da borsetta, non si sporcano, non si spennacchiano perché stanno qui dentro. E niente, questo qui l'ho pagato 2 euro.
Poi sono andata a Questapone e avevo in saldo, avevo in sconto, in saldo, avevo in sconto questa tinta per labbra che ho desiderato da tantissimo ed è quella della Maybelline, la Super Stay 10 ore Tint Gloss. Ed è ottima. Mi dovete scusare se non ve la svuozzo, però il problema è che non va via, nel senso mi rimane la ghiacciatella rossa per un bel po' di tempo, quindi per evitare ciò al limite ve la faccio vedere così. Vedete, è questo bellissimo rosso forte, rosso ciliegia, bello bello intenso ed è infatti si chiama, se non sbaglio, Forever Berry. Sì, è il 190 Forever Berry. Si vede. E questa qui l'ho pagata tipo 7,50 euro, 7,90 euro. Non mi ricordo. Comunque aveva un prezzo insomma intorno ai 12 euro. Stava scontato sicuro sui 7 euro perché era buono il prezzo e l'ho presa, che mi ha sempre bloccato insomma il prezzo di questa tinta qui. Mi sono trovata male con quella lì vecchia della stessa marca e quindi avevo paura di ripetere lo stesso errore. Però devo dire che questa qui è ottima, davvero super. L'unica cosa che fa un po' strano è quando la si applica, che è molto molto viscida, fa quasi è strano, però ha un odore buonissimo e quindi ho comprato questa qui. Ci sono tante altre colorazioni, però volevo finalmente una tinta rossa che non si toglie, non si sbava e questa qui insomma è l'ideale, dura davvero tanto. Poi ho comprato proprio stasera una new entry ed è la BB Cream perfezionatore di pelle per pelli miste o grasse. Io in verità ho la pelle secca, quindi non è una BB cream adatta a me, però avendo già quella lì, la prima, insomma, la prima BB cream di Garnier, che ho usato abbastanza, si può dire, in questa BB cream ho riscontrato che fatica molto ad asciugarsi, cioè, e lascia quell'alone un po' lucido che bisogna per forza tamponarla con la cipria. Mentre questa qui ho sentito recensioni positive, perché innanzitutto si asciuga rapidamente e tra l'altro ha un effetto mattificante sulla pelle, infatti l'ho sbocciata sulla mano, ora vi faccio il confronto e obiettivamente è vero, si asciuga subito e mattifica la pelle. Ovviamente l'effetto non è dei migliori, non potete vedere tanto bene perché la luce insomma è quella che è. Sono le 8:30 di sera, quindi non si vedrà moltissimo, però insomma quando ce l'avrò addosso ve la faccio vedere, insomma farò tipo un face of day e ve li sboccio quella normale. Ecco, adesso me la sbrodolo per dosso perché come potete vedere è vuoto qui e si è concentrato tutto il prodotto qua sotto ed è una cosa che odio. Infatti l'altro giorno ho macchiato tutto il mobile perché è proprio è schizzato e si è macchiata, vedete? Guardate, non si assorbe dopo che sto 3 ore qui a massaggiare e comunque vedete fa questo effetto lucido. Ovviamente la luce non è delle migliori, ma anche se prenderò la luce qua sotto funziona. Comunque vi assicuro che dà un effetto lucido bruttissimo, cioè dovete per forza tamponarla con la cipria, se no vi fa una faccia lucida un po' bruttina direi. E non mi piace anche il fatto di questo tipo di applicatori qui, perché vi ripeto, vi si concentra quando l'andate a finire, perché qua si sente che è vuoto, cioè sta tutto il prodotto concentrato in questa zona qui. Innanzitutto fate fatica perché non esce, poi se premete un po' più forte vi schizza tutto. Mentre con questa qui nuova hanno cambiato il packaging. L'hanno fatto tipo più sottile e più lungo e anche l'applicatore è più sottile. Vedete come è fatto? Quindi voi potete dosare bene la vostra BB cream.
Ora vi faccio vedere. Io ho preso sempre la tonalità medio chiara perché poi la scura non è adatta per l'inverno per me, vedete? Questo è il colore e ora l'andiamo. Vedete? Si stende subitissimo e dà un effetto proprio mattificante. Non si sente proprio sulla pelle, vedete? Non so se si può notare questa patina. Vedete, qua è tutta una patina tipo trasparente, tipo lucido. Aspettate, voglio prendere la luce, però ho paura che poi non si vedrà più niente. Allora, questa è la BB Cream nuova e questa è quella lì, insomma, che ha la patina. Non si vede, ragazzi. Mi dispiace, ci ho provato. Scusatemi. Comunque, vi assicuro che lucida un po' con la pelle, la vecchia. Questa qua mi ha colpito subito, istantaneamente proprio si assorbe e non dà quella sensazione di appiccicaticcia alla pelle, ecco, quello intendevo. E l'ho voluta provare anche se io non ho la pelle mista e grassa, ma come ben sapete ho la pelle secchissima. Comunque, tanto questa qui mi stava per finire, ho detto voglio provare questa perché ho sentito un sacco di recensioni positive di questa qui, che è migliore e la volevo provare. Poi l'ho trovata a 5,70 euro, un prezzo buonissimo, dove in un negozio di detersivi dove vado a spendere io. E insomma l'ho voluta acquistare anche perché a questo sapone tipo la vendi a 7,80 euro, 7,50 euro, una roba del genere. Poi l'acquisto più azzeccato, secondo me, del periodo è questa qui, che è la Chromagraphic Pencil di MAC. Eccola qui, che l'ho acquistata tramite una profumeria a Clalù, insomma a Salerno, che ogni tanto gli arriva qualche prodotto, se non, però più che altro solo matite della MAC. E questa qui, la Chromographic Pencil, è uscita perché poi ho visto, insomma, non avendo tanti prodotti della MAC, mi sono informata pure sul web. Questa matita qui uscì in una collezione limitata di MAC, poi l'hanno, insomma, l'hanno messa anche. O era uscita con una collezione limitata di MAC, però c'era anche nella linea permanente. Nella collezione limitata, se non sbaglio, il packaging non era nero, ma era il tipo legno. E questa qui è buona per tutto, sia per questa è la famosa matita burro di Clio. Infatti ce l'ho. Vedete che bel effetto che dà da oggi pomeriggio alle 3. Vedete? Molto molto morbida e dà un effetto molto più naturale della matita bianca. Non so se si può notare. Comunque è questa qui ed è la, oh, penso sia questa, NV25 sbarra NC30 di MAC. Questa qui l'ho pagata 10 euro e ora ve la faccio vedere. Proprio il colore della mia pelle, praticamente, è questo qui. Vedete? È morbidissima e scrive divinamente. Cioè, purtroppo non si nota tanto perché la mia pelle è lo stesso colore della matita. Comunque, è questa qui. Ve la calco un pochettino, anche se alla fine. Eccola qua.
E questa qui, insomma, è una matita che potete utilizzare anche per il contorno labbra, per non far fuoriuscire, insomma, il rossetto, insomma, è una multiuso. A me mi ha fatto uno sconto perché io vado sempre lì, se no solitamente la fa pagare, non mi ricordo. Comunque, mi ha detto a te ti faccio 10 euro perché queste qui costano abbastanza. E quindi l'ho comprata e sono felicissima perché è un prodotto che vale davvero la pena provare. È davvero ottima. Ed è, vi ripeto, la Chromographic Pencil della MAC. NV25 sbarra NC30. E niente ragazze, i miei acquistini finiscono qui. Sono pochettini i miei acquistini, non ci fate caso. Sono pochi, non è sta grande roba, però ve la volevo far vedere. Non capisco perché questa webcam stasera sta andando un po' cilecca, comunque sta facendo un po' cilecca. Comunque niente, io vi mando un forte bacio e niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!